L'organizzazione mafiosa indagata ha tentato di ottenere il controllo politico-amministrativo di due comuni attraverso il patto stabilito con alcuni candidati durante la campagna elettorale e riservandosi in caso di elezione di ricompensare gli associati o con posti di lavoro o affidando gli appalti dei lavori pubblici ad imprese controllate o imprese vicine all'organizzazione stessa. Non solo lo scambio elettorale politico-mafioso, tra le accuse anche traffico di droga, danneggiamenti, rapine, detenzione, porto illegale di armi anche da guerra e associazione mafiosa. I reati contestati a 16 persone arrestate all'alba, uno di essi all'epoca dei fatti era minorenne. Quattro sono ai domiciliari. Arresti operati dai carabinieri del Comando Provinciale di Taranto su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. Altre 15 persone risultano indagate. I soggetti coinvolti sarebbero affiliati alla Sacra Corona Unita, operante sul versante orientale della provincia ionica, in particolare nei territori di Leporano e Pulsano, dove controllavano capillarmente le diverse attività lecite del territorio. Con l'operazione Taros è stato annientato il clan ritenuto dagli inquirenti espressione della Sacra Corona Unita, che fa capo a Maurizio Agosta, attualmente detenuto per omicidio, e federato con quello di Francesco Locorotondo, già condannato con il 416 bis. Un'alleanza criminale che anche dal carcere controllava il racket delle estorsioni, oltre al traffico di armi e droga.